Puoi raccontarci qualcosa della serata di ieri? Ieri sera siamo andati a Venaus per la manifestazione e poi ci siamo avviati verso i passeggeri per andare a protestare contro il fatto che era stato militarizzato un intero paese e che ci veniva impedito di andare ai mulini dove noi abbiamo accomodato d'uso e c'erano dei nostri compagni, delle persone che erano là e avevano anche bisogno di un cambio, di una cosa, non è possibile raggiungerli. Ma non siamo neanche riusciti ad arrivare noi con una manifestazione, perché al blocco di Giaglione siamo già stati investiti da nuvole di lacrimogene, che visto che eravamo delle persone non più giovanissime, ci siamo spostate un po' più indietro, perché con noi c'era anche un signore che non stava tanto bene, che aveva respirato male, e eravamo lì fermi, non stavamo facendo niente. A un tratto dietro di noi, all'improvviso, io ho sentito macchine che inchiodavano di tutto, sembrava la fine del mondo, rumore di ferraglie, di scudi. Sono scesi, non so, saranno stati 20 o 30 poliziotti da quei blindati, e hanno dato subito l'ordine di sparare. Noi ci siamo, cioè, eravamo lì in mezzo e hanno sparato senza nessun motivo. Abbiamo provato a dirgli: ma cosa state facendo? Non c'è nessun bisogno di fare questa cosa. E la loro intenzione, se non arrivavano due o tre ragazze a darci una mano a farci andare via, era che magari ci avrebbero anche caricato col manganello, perché erano spiritati, erano fuori di loro, e lanciavano lacrimogeni, ma lì non c'era nessun altro, c'eravamo solo noi, e li lanciavano anche bassi, ci siamo passati appena sopra la testa. È stata una brutta esperienza, però è un nostro diritto Adesso, manifestare. sì, dopo l'assemblea di Venaus ci siamo incamminati verso il bivio dei passeggeri. Abbiamo fatto qualche metro, a metà, ma neanche a metà strada sono arrivata, visto che hanno iniziato subito a lanciare lacrimogeni. Allora siamo tornati indietro, io e qualche amica, un po' più attempate, diciamo, perché non si poteva respirare. E siamo rimaste molto indietro al bivio. Dopo un po' sentiamo un gran casino alle nostre spalle, a qualche metro da noi. È arrivata la polizia o carabinieri, non mi sono resa conto di che cos'era. Ho sentito solo sparate, sparate, sparate. Questi a pochi metri da noi, eravamo 3-4 signore. E abbiamo provato anche a dire: ma cosa fate? Perché non vi sta facendo niente nessuno? E niente, loro sparate, sparavano anche abbastanza in basso, cioè non era sparato in alto. Sparano per far del male, sono convintissima, per far del male. E poi piano piano abbiamo detto: torniamo indietro perché scendiamo giù, perché era pericoloso, l'ho trovato troppo pericoloso. Questi sono cattivi, sono cattivi, c'è niente da fare. Una gran paura, agitazione, non te lo aspetti da persone di legge, non te lo aspetti un attacco del genere. E a fronte di questa esperienza, cosa pensi di fare? Adesso ci saranno anche altre iniziative, pensi di partecipare? Certo, io lotto per la mia terra contro questa devastazione, finché avrò fiato. Quindi pensa di partecipare alle prossime iniziative? Finché ne avrò la forza, sì, anche se siamo anziani, sono 30 anni che lottiamo, non possiamo smettere adesso, non possiamo fargli distruggere tutto solo per mangiarci i soldi sopra loro. Abbiamo altre priorità in questo momento.